Belge proximi sunt Germanis qui trans renum incolunt, quibuscumque continenter bellum gerunt. Per tradurre correttamente la frase complessa, perché formata da più frasi, da più proposizioni, dobbiamo sottolineare innanzitutto i predicati. Il primo è sunt e il soggetto nominativo è Belge, il secondo è incolunt, che presuppone un soggetto plurale, un nominativo plurale, il terzo è gerunt, anch'esso presuppone un nominativo plurale. A ciascuna forma verbale corrisponde una frase. Individuiamo la principale. La principale è senza dubbio Belge proximi sunt Germanis. Perché? Perché le altre proposizioni sono introdotte dal pronomi, da forme del pronome relativo, quali qui e quibuscum, et cum quibus. Quindi Belge soggetto sunt proximi Germanis. Proximi significa vicini, quindi i Belgi sono vicini a chi? Ai Germani, i quali incolunt trans renum, et cum quibus continenter bellum gerunt. Dunque, la principale è Belge proximi sunt Germanis, le altre due proposizioni sono due relative, la prima introdotta da qui, che sarà riferito a Germanis, i Germani, ai Germani, i quali, et quibus, et cum quibus, quibus di nuovo, quibus sarà riferito sempre ai Germani, e con i quali, continenter bellum gerunt, bellum gerere sappiamo significa fare la guerra.